di questa edizione di Pillole di Sport speciale Tour de France si è concluso, anzi per meglio dire è conquistato finalmente la doppietta. Tadej Pogacar realizza il sogno, il ciclista della Whitey Emirates è riuscito a conquistare sia il Giro che il Tour de France nello stesso anno. L'ultimo a realizzare una roba del genere è stato niente meno che Marco Pantani nel lontano 1998. È stata una vera e propria battaglia quella tra Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard, che nell'ultima settimana ha regalato tantissime emozioni. Alla fine dei conti sono 6 vittorie per Tadej Pogacar, una per Jonas Vingegaard, e alla fine dei conti è stata una vera e propria vittoria definitiva da parte dello sloveno. Infatti erano 2 anni che il ciclista della Whitey Emirates non riusciva a vincere la Grand Boucle, mentre adesso è riuscito, grazie ad una squadra perfetta, a battere il suo rivale, quindi di conseguenza a realizzare questo doppietta sensazionale. Ma come al solito andiamo con ordine, con le tappe che vanno dalla 16ª ovviamente all'ultima. La 16ª tappa del Tour de France l'ha vista vittoria di Jasper Philipsen, il ciclista dell'Alpes Nord-Koenig, aiutato da Mathieu van der Poel, è riuscito a conquistare la sua 3ª vittoria in questa Grand Boucle, riaprire i giochi per la maglia verde. Maglia verde che però è rimasta a Benjamin Girmay della Imerche Uonti, ma come vediamo questo nella seconda parte. In seconda posizione è giunto Phil Bauhaus della Bahrain Victoria, 3ª posizione per Alexandre Christophe della 1X Mobility. Per quanto riguarda invece la 17ª tappa, a vincerla è stata Richard Carapaz. Il ciclista della EF Education Easy Corsa ha staccato i suoi avversari nelle battute finali, andando così a vincere la prima tappa alla Grand Boucle. Per il Coward de Toucan ha battuto Simon Yates della Joy Wadul ed Eric Mas della Movistar, arrivati a tardare sul traguardo. Da notare che l'assenza di Tadej Pogacar nel gruppo principale, che però è nelle 5 km dal traguardo, ha staccato il gruppone, andando così a scollinare davanti a Remco Evenepoel e Jonas Vingegaard. Da questo momento in poi è iniziata la vera e propria discesa verso la maglia gialla per Tadej Pogacar. La 18ª tappa del Tour de France è stata vinta da Victor Campenaerts, il ciclista della Lotto Dynasty, che il prossimo anno non correrà con la Lotto Dynasty. Ha saputo gestire le energie e ha fatto in volata Matteo Verscher della Total Energy e Magol Kwiatkowski della Ineos Grenadiers. Per il belga la prima vittoria al Tour de France, e all'arrivo si è messo immediatamente in collegamento con la propria famiglia, ringraziando la propria famiglia per il grande sostegno avuto lungo questo settimane. Ovviamente è restato Tadej Pogacar in maglia gialla, ma da questo momento in poi è il trittico di Tadeo. Tadej Pogacar ha vinto la 19ª tappa del Tour de France, la prima delle Alpi, andando a scollinare per primo e da solo negli ultimi 2 km del traguardo. In seconda posizione ha chiuso Matteo Jorgensen della Visma Liga Bike, staccato di qualche secondo, e subito dopo è arrivato Simon Yates della Joy Kalula. Jonas Vingegaard qui insieme a Remco Evenepoel hanno chiuso a quasi 2 minuti di distacco, e di conseguenza una vera e propria debacle dal punto di vista dello sport. Ma Tadej Pogacar ha fatto cinquina alla 20ª tappa. Il ciclista della Whitey Emirates ha staccato la fuga negli ultimi 3 km finali, andando così a scollinare da solo. In seconda posizione questa volta è giunto Jonas Vingegaard, sempre della Visma Liga Bike, staccato ancora una volta, mentre in 3ª posizione ha chiuso Richard Carapaz, vincendo così la maglia a pua per la classifica, ovviamente per la scalatori. Questo risultato ha visto Remco Evenepoel tirare il remo in barca, in quanto il ciclista della Southern Quickstep ha mantenuto sì il podio, ma poteva eventualmente attaccare il secondo posto, e poi alla fine non è riuscito. E arriviamo così all'ultima tappa, quella che viene denominata una volta con Champs-Élysées, mentre è stata una cronometro che è partita da Monaco per arrivare a Nizza.
e a vincere è stato Tadej Pogačar, il ciclista sloveno, per la conquistato la sesta vittoria in questa edizione della Grand Boucle, regalando un double six. Infatti erano 6 le vittorie al Giro d'Italia, sono altre 6 queste alla Tour de France. Un vero e proprio cannibale dell'epoca moderna. A Nizza, Pogačar ha battuto Jonas Vingegaard, che ha chiuso a 1 minuto 03, mentre in terza posizione Remco Evenepoel a 1 minuto e 14 secondi. Per quanto riguarda la classifica generale, purtroppo c'è da segnalare l'undicesima posizione da parte di Giulio Ciccone, che fino alla 20ª tappa era in 10ª posizione, però Santiago Butriaco è riuscito, grazie a una clamorosa nona posizione durante la 21ª tappa del Tour de France, a arrivare in 10ª posizione. Ma adesso andiamo con ordine per quanto riguarda le varie classifiche. Ovviamente iniziamo da quella della maglia gialla. Tadej Pogačar ha vinto la maglia gialla in 83 ore, 38 minuti, 56 secondi. Seconda posizione per Jonas Vingegaard della Visma Liquid Bike a 6 minuti, 17 secondi. Remco Evenepoel ha chiuso a 9 minuti e 18 secondi. Da qui in poi i distacchi sono veri e propri colossali. João Almeida, quarta posizione, compagno di squadra di Tadej Pogačar, della YTM Emirates, ha chiuso in 19 minuti e 03 secondi. Quinta posizione per Mikel Landa della Solar Quickstep a 20 minuti e 06 secondi. Adam Yates, compagno di squadra di Tadej Pogačar, ha chiuso a 24 minuti e 7 secondi in sesta posizione. Carlos Rodriguez ha chiuso a 25 minuti e 04 secondi in settima posizione. Matteo Jorgensen della Visma Liquid Bike ha chiuso in ottava posizione a 26 minuti e 34 secondi. Derek G della Israel Premier Tech, il canadese, ha svolto un grandissimo Tour de France, ha chiuso a 27 minuti e 21 secondi. E come detto, Santiago Butriaco ha chiuso a 29 minuti e 03 secondi per quanto riguarda ovviamente la Bahrain Victorious. Per quanto riguarda invece le altre classifiche, Benjamin Girmay della Ineos-Chez Wonti ha preceduto Jasper Philipsen dell'Alpecin De Koenig. Per il ciclista eritreo sono stati 387 i punti conquistati contro i 354 punti per Benjamin Girmay. Jasper Philipsen anche vittoria a testa. In terza posizione Brian Cocano della Cofidis a 208 punti e, guardate caso, quarta posizione per Tadej Pogačar a 196 punti. Per quanto riguarda invece la classifica qua, ovvero per quanto riguarda la classifica degli scalatori, a vincere è stato Richard Carapaz della EF Education Post a 127 punti, con 25 punti di vantaggio su chi? Su Tadej Pogačar, che ha chiuso a 102 punti, mentre in terza posizione a 70 punti ha chiuso Jonas Vingegaard. Da registrare la quarta posizione per Matteo Jorgensen della Visma Liquid Bike a 54 punti, e Remco Evenepoel in 50, con quinta posizione a 50 punti. Passiamo per quanto riguarda la classifica miglior giovane, dove è stata conquistata da Remco Evenepoel con 83 ore, 48 minuti e 14 secondi, con quasi 15 minuti di vantaggio e 46 secondi su Carlos Rodriguez della Ineos Grenadiers, mentre Matteo Jorgensen ha chiuso a 17 minuti e 16 secondi in terza posizione. Per quanto riguarda la quarta posizione abbiamo Santiago Butriaco della Bahrain Victorious a 19 minuti e 45 secondi, mentre John Romo della Movistar a 33 minuti e 08 secondi. Per quanto riguarda invece la classifica riguardante il miglior team, è inutile dirlo, è stata la White Team Emirates con 31 minuti e 51 secondi di vantaggio sulla Visma Liquid Bike e 33 minuti e 06 secondi di vantaggio sulla Soudal Quick-Step. In quarta posizione per la Ineos Grenadiers a oltre 1 ora 34 minuti e 05 secondi, quinta posizione per la Lidl Trek a oltre 2 ore 33 minuti e 49 secondi. Per quanto riguarda i premi combattivi, per l'ultima tappa il migliore è stato Richard Carapaz. Cos'altro dire? È stato un Tour de France mozzafiatante, scusate il termine, però bisogna, con questo neologismo, però bisognava coniarlo, in quanto Tadej Pogačar ha fatto la storia, ha vinto, ha stravinto, ha dominato, ha voluto dominare, soprattutto ha voluto dare una vera e propria sterzata
a tutti coloro che l'avevano criticato l'anno scorso. Una vittoria impressionante da suo double, se non si vedeva, come abbiamo detto, dal 1998. E adesso, quale sarà il punto di arrivo per quanto riguarda Pogacar? C'è chi dice che ci potrebbe essere la vittoria della Vuelta di Spagna, ovvero il Tris, cosa improbabile secondo me, secondo i maggiori stimanti del ciclismo, oppure, come lui ha candidamente chiuso durante la sua ultima intervista, vorrebbe puntare al mondiale che in questo momento è sulle spalle di Mathieu van der Poel. Due notizie a piedi pagina: abbiamo visto in questa edizione la vittoria di Mark Cavendish, che è riuscito a battere Eddy Merckx, abbiamo visto il sudore, la gioia e l'illusione, poi la delusione di Giulio Ciccone con la Lidl Trek, ma soprattutto abbiamo visto un grande pubblico, soprattutto tra Alpi in Italia, con la tappa di Firenze, quella a riva di Bologna, sulle Alpi, sui Pirenei, un pubblico devastante, questo del Tour de France, che ha rifatto nuovamente rinnamorare il ciclismo e soprattutto i nostri appassionati. Con questo è tutto, vi auguriamo una serena giornata.